Ciao a tutti ragazzi, sono il Franz 7 su NBA Revival Zone, roster della settimana, uno degli ultimi ragazzi perché manca veramente poco alla fine della regular season e poi playoff time. Si parte! Centro titolare del roster della settimana continua a metterci Nikolino Jokic perché sta sostenendo sulle spalle come Atlante tutto il mondo Denver Nuggets, perché le informazioni su Jamal Murray si fanno sempre più cupe, insomma pare che possa anche non rientrare, quelle su Michael Porter Jr. invece un po' più favorevoli. Fatto sta che tutta la stagione si è retta sulle spalle del buon Nikolino Jokic. Joker ha giocato una settimana, come al solito, da un punto di vista statistico notevole, 30-14 rimbalzi, 6 assist coi Clippers, 28 nella sconfitta contro i Suns, ma 9 su 10 dal campo, e 35 con 12 rimbalzi e 8 assist nella vittoria, di nuovo, contro gli Oklahoma City Thunder. Ribadisco, i Nuggets si stanno giocando sesto posto, quindi l'accesso diretto alla postseason contro i Minnesota Timberwolves, e viste le news che stanno circondando un po' i Clippers di un possibile rientro di Paul George, è e sarà quanto mai importante cercare di agganciare il sesto posto per arrivare alla postseason, perché il settimo, ricordo a tutti, non vuol dire postseason sicura. Per cui centro titolare, come spesso capita, Nikola Jokic. La prima delle due ali, e saranno due ali molto simili, è Jason Tatum, Boston Celtics. Come detto spessissimo e sempre più spesso, i Boston Celtics sono la squadra più in forma da, diciamo, più o meno periodo All-Star Game in poi, miglior difesa e secondo miglior attacco dell'intera NBA, e hanno agganciato il trenino che porta al seed numero 1 ad est. Sono, ribadisco, la squadra più in forma. Jason Tatum è sbocciato come mai prima in carriera. In settimana abbiamo un trentello contro Denver, 36 contro Oklahoma City, 26 contro gli Utah Jazz, tutte e tre le partite tirando oltre il 60% dal campo. Direi, ragazzi, che ci siamo, finalmente è sbocciato, ci è voluto un pochettino, ma insomma è sbocciato. Prima ala titolare del roster della settimana, quindi Jason Tatum. L'altra ala ci ho messo il suo compare, Jaylen Brown, anche se so che insomma gioca a guardia, però vado con una small ball perché c'erano due guardie che non si potevano mantenere fuori. In settimana 30 punti anche per lui contro i Nuggets, 25 contro Oklahoma City, 26 contro gli Utah Jazz, ma soprattutto una gran difesa, ragazzi, e anche lui tira con oltre il 55% dal campo. Boston in questo preciso momento è una macchina, non voglio dire perfetta, però quasi perfetta. Difensivamente si stanno applicando tutti in un modo che non si era mai visto prima, e offensivamente finalmente la palla circola grazie a Jaylen Brown, a Jason Tatum, anche a dei giocatori come Marcus Smart e Derrick White, che stanno facendo un ottimo playmaking alternato. E insomma, una squadra che funziona, e meritavano, secondo me, entrambi, Jaylen Brown e Jason Tatum, di essere inseriti nel roster della settimana. Andiamo ora al reparto guardie. Prima delle due, Trae Young, Atlanta Hawks. In settimana abbiamo 45 punti, poi 21 con Detroit e poi 33 e 15 assist nella vittoria importantissima contro i Golden State Warriors. Atlanta Hawks che sono attualmente decimi, ultimo spot possibile per il treno play-in. Tra l'altro a est, diciamo, le squadre che ormai sono tra play-in e play-off sono già decise, bisogna vedere un po' le posizioni, perché sia nella parte alta che nella parte play-in c'è una guerra incredibile. Questo è un aspetto più che positivo della presenza dei tanto criticati play-in. Atlanta Hawks che sono in forma, due vinte nelle ultime tre partite, ma stanno andando bene anche gli Charlotte Hornets e i Brooklyn Nets, che sono le altre due squadre potenzialmente in lotta per avere due chance invece che una sola nel contesto play-in. E attualmente ci sono i Cleveland Cavs come altra squadra di play-in, che dopo una stagione ben sopra le aspettative stanno crollando lentamente ma inesorabilmente, superati dai Toronto Raptors. Nella notte hanno perso contro i Chicago Bulls nello scontro diretto. Per cui, ragazzi, delle quattro che attualmente sono i play-in, i Cavs sono quelli che vedo peggio da un punto di vista di morale, ovviamente, ma anche di presenza e assenza, perché c'è ancora l'infortunio di Jarrett Allen, oltre a quelli ben noti di Sexton e Rubio, lì da vedere. Atlanta Hawks, quindi, e Trae Young, che possono essere la mina vagante
di questi play-in e di conseguenza anche di eventuali play-off. Lo abbiamo visto l'anno scorso che se riescono a prendere ritmo e Trae Young riesce a guidarli, possono veramente fare grandi cose. Nel roster della settimana quindi Trae Young. L'altra guardia del roster della settimana, e vado via dritto, è ovviamente Devin Booker. 31 punti contro i Kings, 28 contro Minnesota, 49-10 assist contro i Denver Nuggets. Devin Booker è attore di una stagione da MVP se non ci fossero gli altri, perché oggettivamente è un giocatore che è cresciuto in una maniera esponenziale, merito o non merito di Monty Williams, merito o non merito di Chris Paul, ma sta di fatto che adesso ha raggiunto una consapevolezza nei propri mezzi, una leadership e anche una cattiveria agonistica, proprio una cattiveria da un punto di vista di mettere i canestri pesanti e di fare le giocate decisive quando conta, che non si vede così spesso nemmeno in NBA. Devin Booker è quindi l'ultimo tassello del roster della settimana, andiamo con la panchina. Come head coach non potevo che mettere Monty Williams, se l'è giocata con il solito Taylor Jenkins per quanto riguarda il posto. Jenkins senza Ja Morant, Memphis ha un record incredibile, però ho voluto finalmente premiare Monty Williams perché ha fatto un grandissimo lavoro nelle ultime due stagioni e mezzo, e questo è il risultato, una squadra che funziona a meraviglia, chiunque manchi, chiunque ci sia, chiunque giochi, gioca al massimo potenziale della sua finora carriera, e il merito è chiaramente anche di un ambiente che permette, ha permesso a tutti i giocatori in roster di crescere in maniera sana, nonostante il presidente sia invischiato in accuse molto poco sane. Monty Williams è stato il perno da un punto di vista non solo tecnico, ma credo anche di gestione dello spogliatoio, di tranquillità nei propri giocatori, cioè proprio è un head coach a tutto tondo, come forse solo il Popovic degli ultimi tempi di Duncan Parker Ginobili del titolo 2014 si vedeva, cioè più che una figura da allenatore è una figura paterna per tanti all'interno di quel roster, e i giocatori lo stanno ricambiando al massimo delle loro potenzialità. Quindi head coach della settimana ho deciso di metterci Monty Williams dei Phoenix Suns. Andiamo in panchina, sesto uomo di Anthony Melton, è la seconda volta credo che appare nei roster della settimana, perché comunque Memphis riesce sempre a pescare risorse di cui non pensavano probabilmente nemmeno di avere. Memphis tutta la settimana senza Ja Morant e ancora credo per una settimana e mezzo senza Ja Morant, che probabilmente tornerà per i playoff, no problem, cioè hanno un record vicino al 90% di vittorie senza Morant e si parla di 18 partite totali, 16 vinte e 2 perse, una cosa clamorosa se si pensa all'impatto che ha Ja Morant nella squadra e nella NBA odierna. Di Anthony Melton in settimana ha messo 23 punti contro Brooklyn, vittoria, 19 contro Indiana, vittoria, e 24 questa notte contro Milwaukee con vittoria schiacciante. Per cui ragazzi, Memphis, tutti a dire sì, poca esperienza, però intanto sono lì col secondo miglior record della Lega e Ja Morant o non Ja Morant, Dillon Brooks o non Dillon Brooks, dite voi qualsiasi nome che sia presente o assente, non cambia veramente niente. Di Anthony Melton, sesto uomo della settimana. Andiamo ai tre panchinari. Il primo è Josh Richardson, che è passato a stagione in corso ai San Antonio Spurs. In settimana 25 punti con Golden State, 15 con Portland, 18 con i Pelicans, e praticamente San Antonio è l'unica squadra che al momento può ancora competere per raggiungere i play-in a Ovest. E occhio, perché nell'indole dei San Antonio Spurs la parola tanking non è mai esistita e penso mai esisterà, nonostante abbiano diverse scelte da poter sfruttare. E a questo punto la situazione di Pelicans e Lakers non è più così certa di rimanere questa fino a fine stagione. Il calendario dei Lakers in particolar modo è molto difficile, molto 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 complesso. Ci sono due scontri diretti tra Lakers e Pelicans nelle prossime settimane e chissà che San Antonio non ne riesca ad approfittare. Visto che è alla quarta vittoria consecutiva nella notte, ha battuto proprio i Pelicans. E ragazzi, mai dire mai. Josh Richardson, da quando è arrivato a San Antonio, come del resto aveva fatto anche a Boston nella prima parte di stagione, quest'anno, a differenza dell'anno scorso, sta avendo un impatto anche statistico dalla panchina.
primo posto della panchina quindi per Josh Richardson, il secondo posto l'ho dato a Peyton Pritchard, il sophomore dei Boston Celtics, che in settimana ha messo 17 contro Denver, 18 contro Oklahoma City e 11 nella notte contro gli Utah Jazz. A testimonianza che la macchina Boston sta girando a meraviglia, Peyton Pritchard, che sulla carta diciamo è quello il nome meno noto in uscita dalla panchina per i Boston Celtics, sta facendo bene, sta facendo molto bene. Peyton Pritchard, diciamo, è sicurezza dalla lunga distanza. Pensate che ha tirato un 4 su 4 contro Sacramento, 5 su 5 contro i Denver Nuggets, poi c'è un 5 su 11 contro Oklahoma City e un 3 su 4 contro Utah. Quindi sta tirando praticamente quasi l'80% da 3 nell'ultima settimana, un qualcosa mai visto, però figlia di una squadra che è in strasalute. L'ultimo posto nel roster della settimana spetta al buon Freak of Nature Chris Boucher dei Toronto Raptors, 19-10 contro i Bulls, 12-14 contro Philadelphia, 17-8 rimbalzi contro Cleveland, 15-10 rimbalzi contro gli Indiana Pacers. Toronto Raptors che hanno agganciato il sesto posto nella Eastern Conference, e chi l'avrebbe mai detto a inizio stagione? Io no di certo. Miracolo di Nick Nurse e di una squadra formata da tanti giocatori tutti simili da un punto di vista fisico, escluso Van Vliet e un pelo Gary Trent Jr., e che stanno girando alla grande. Anche loro stanno girando alla grande. 3 vinte nelle ultime 4 per i Raptors, che a questo punto hanno il proprio futuro, il proprio destino nelle loro mani. Terzo posto in panchina, quindi, per il buon Chris Boucher. Ed ora, come al solito, il dietro la lavagna. Non possono che finirci i Miami Heat. Perché? Perché a inizio di questa settimana avevano la Eastern Conference in pugno, erano primi anche con un paio di partite di margine di vantaggio, sono riusciti a perdere contro Philadelphia senza Embiid e Harden, contro gli Warriors senza Steph, Clay e Draymond Green, contro i Knicks, nella notte hanno perso contro i Nets, 4 sconfitte di fila e di nuovo inghiottiti in quella che è la corsa per il primo posto e per, diciamo, avere il vantaggio campo nei playoff nella Eastern Conference. Hanno buttato alle ortiche un vantaggio che, per come avevano giocato fino a quel punto, sembrava sufficiente per farli arrivare in testa alla Eastern Conference. C'è stato poi il litigio tra Jimmy Butler, Udonis Haslem e coach Eric Spoelstra, e non si sa esattamente, cioè si sa, ma in molti sminuiscono per primi proprio gli stessi Miami Heat sui motivi di questa discussione. Fatto sta che nell'ultima settimana hanno buttato alle ortiche il vantaggio che avevano, sono di nuovo inghiottiti in questa lotta per il primo posto e non è detto che non ci arrivino ugualmente, ma di certo una battuta d'arresto di 4 partite contro squadre senza i loro migliori giocatori, fatta eccezione per i Nets di questa notte, è un segnale bruttino se si pensa che siamo a un paio di settimane dai playoff. Per cui, insomma, dietro la lavagna direi di metterci i Miami Heat. Terminiamo come al solito con la solita grafichina, vi chiedo di commentare qui sotto con i vostri nomi, ovviamente non abbiate problemi, non fatevi problemi nel segnalare nomi mancanti. Ragazzi, credo sia il penultimo roster della settimana dell'intera stagione, perché il 12 ci sono i play-in, quindi la settimana prossima è di fatto l'ultima di regular season e poi ci si divertirà molto più di prima. Ragazzi, buona domenica. Il Franz.